sono tra tuo figlio e Marco. Siamo abituati a lavorare in batteria. Non siamo abituati a lavorare. Poi parte così e... No, quando parte così... Ho fatto i fotogrammi uno per uno, ci guardiamo, facciamo la moviola dopo. Come quando parto così, ma è lo slap, ragazzi, è lo slap della stesura della pizza con la mano. Lo slap, come dicevo prima, è il patrimonio dell'UNESCO. Poi provate a slappare. Se volete imparare a slappare, non fate che di scripasta e dare che si fare. Slappate con quella. Slappate anche uno, due, uno al giorno, di sempre. Tipo con la pizza fanno male le mani. Tipo con la pizza fritta. Dai, io lo dico, con la pizza fritta non la fa quella. Però io avendo una pizzeria a disposizione, ovviamente fin da bambino, io per pagarmi il mestiere nessuno mi insegnava niente, io dovevo rubare il mestiere. Quindi rubavo i panetti dalle cassette di papà, mi andavo in cucina dove si lavavano i piatti. Ah, proprio iniziato. Il lavagatti mi faceva il palo, guardava se vedevo qualcuno e io stendevo i miei panetti sul banco dove lui lavava i piatti. Poi quando arrivava alla cassetta a papà dove ci mancava una pizza, sentivo urlare chi aiuta a scuola oggi. Bellissimo. E noi ci abbiamo lavorato da 25 anni, però noi abbiamo lavorato, questo è una delle più grandi pizzerie di Napoli, mio padre è stato pizzaiolo di nonno a Napoli per una cinquantina d'anni e io ci ho lavorato con lui una quindicina d'anni. L'ultimo panetto? No, c'è l'altro due. Fai una margherita, Vincenzo. Chiudi quello. Chiudi quello. Stamattina. Qua. Per esempio il cornicione dentro come dovrebbe essere? Cioè quello... Ma è l'alveolo grande, per questa pizza napoletana non è la mano. La mia pizza napoletana non esiste. Quindi ciò della pizza napoletana è un centimetro massimo, un centimetro e mezzo. Il canotto non è la mia pizza napoletana. Qualcuno dice che è un'evoluzione della pizza napoletana. Io credo di no, sostengo il contrario. Ma anche al di là del canotto, perché giustamente l'idratazione è bassa, no? Certo, questo è un 56-57% di idratazione. Stiamo facendo la classica pizza, se io da me potevo anche saltare ad arrivare al 58%, però non conoscendo le variabili che danno il risultato finale qua non funzionano, ho fatto la ricetta classica, quella che più o meno mi trovo bene quando non sto a casa. Capito? Ma ora questa nuova farina, senza fare nomi, che dovrebbe fare permettere di avere almeno due grandi ma senza fare le idratazioni padelle. Ma usata è la nuvola. Nuvola. Per fare la nuvoletà non serve un cazzo. No, ma io l'ho testata per loro, mi chiamarono quando la fece, la vuoi provare, possiamo andare un po', me la mandavano un paio di quintali. L'ho usata, ma va bene, non la vuoi dare. Un'altra cosa proprio. Ma perché non ti chiamano nuvola? Vabbè, questo è un discorso lungo, che si chiamerà da sempre. Vabbè. C'è anche una causa in corso, se no. Pure. Ma tu ti ho detto, tu pensi che fare le pizze hai fatto tutto. Ma le pizze è la cosa più semplice da fare. Che è una guerra. Bravo. Ma che perché a Napoli c'è una pizzeria ogni 50 metri. Possiamo parlare di pizzeria napoletana. Cioè, capito quante pizzerie esistono a Napoli? Tantissime, non ne ho mai contato. Credo che ce ne siano fatte qualche 1.400, una cosa del genere. Credo, ecco. Però di preciso non riesci a contare. Scarso milione di abitanti. Devo chiamare, ma lo devo far dire, il presidente della Camera di Commercio mi carissimo mio. Lo devo dire, Ciro, ma quante pizzerie esistono a Napoli? Vado a mettere d'accordo tutti quanti insieme. Sì. Ah, è possibile. Riesci a pigliare tutto il tuo no, eh? Eh?
di vedere i cipriani. Sì. Ok. E vai, testiamolo, va. Signore, è stato un piacere, vi ringrazio tutti. Guardate, io sto a Napoli, venite a trovare. È stato un grande piacere stare qua con voi stasera. Meraviglioso, siete un pubblico straordinario, soprattutto un pubblico competente. Grazie. Veramente.